Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, buon pomeriggio e grazie mille. Buon pomeriggio anche a voi, Alexandra, e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo naturalmente dal COP26 che è estremamente interessante anche perché c'è questa divergenza nei target e credo io che sia anche abbastanza normale considerando i paesi sviluppati e le economie non sviluppate ma in via di crescita che può essere considerata dentro anche la Cina che l'India. Poi non lo so se ovviamente sono tutti d'accordo sotto questo punto di vista. Vorrei capire come si trova un equilibrio. Libro, ecco, tra i diversi target 2050 e 2070 è effettivamente una differenza piuttosto importante. Certamente lo è, e come dire, la divergenza di scadenze tra i vari attori di questa conferenza nasce semplicemente da un conto molto 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 semplice, cioè quello che è relativo alla dinamica demografica, all'assorbimento di energia che ciascun abitante di queste geografie richiede nel corso della sua vita e alle fonti energetiche che sono, come dire, deputate ad assorbere questa produzione di energia. Ora, evidentemente, in un contesto rispetto al quale il differenziale di costo della sorgente che genera l'energia necessaria a ciascuno di questi abitanti diventa il fattore discriminante rispetto al quale queste geografie scelgono se utilizzare il carbone o il petrolio o il metano o l'idrogeno o l'eolico o il solare. Ecco, tutto il discorso sottostante giace proprio sulla dimensione del costo relativo di queste fonti di approvvigionamento energetico. Abbiamo tantissime volte parlato insieme di quello che si chiama fuel mix ed energy mix, rispetto al quale ciascuna geografia orizzonta il proprio budget di spesa. Ecco, quello che in questo momento è particolarmente difficile da individuare è se e quanto sarà disponibile nel futuro ciascuno dei combustibili che oggi determinano il fuel mix di ciascuno Stato sovrano. Mi rendo conto che è un discorso complicato, ma purtroppo questo è un tema molto ingarbugliato, molto complicato e rispetto al quale indicare con chiarezza dei numeri è oggettivamente velleitario, perché non esiste alcun modello, no, che riesca a predire con un grado ragionevole di certezza e quindi di credibilità scenari di questo tipo su orizzonti così lunghi. Quindi purtroppo dovremmo fare tutti un bagno di umiltà e dire cosa? Che è necessario ridurre la quantità di inquinanti emessa per abitante. Il che non vuol dire smettere di produrre quel combustibile. Qui sta il grande inganno di queste manifestazioni. Il problema non è smettere di produrre carbone, smettere di produrre petrolio, o smettere di produrre metano. Il problema, come ho più volte sottolineato io stesso, è quando smettiamo di produrre il carbone, il petrolio, il metano, con cosa andiamo avanti? Io ho proposto le begonie, andare avanti con il riscaldamento e l'energia prodotta dalle begonie, ma pare non essere una soluzione percorribile quella. I grossi problemi che abbiamo oggi e che fronteggiamo oggi sul fronte inflazionistico, sul fronte freno alla ripresa economica e sullo scenario molto grande della tensione geopolitica tra Europa, Russia e Stati Uniti è proprio questo, perché siamo tutti d'accordo che l'inquinamento nasce dalla combustione di alcuni carburanti
e dalla produzione di essi, evidentemente, non abbiamo una risposta però sul cosa fare senza di essi. E queste manifestazioni con la COP26, G20, hanno questo grandissimo merito di segnalare da dove provengono i problemi, ma non forniscono soluzioni percorribili e comprese dalla società. Nessuno dice che uno scenario di defossilizzazione è per costruzione uno scenario inflazionistico. Quindi io voglio capire questo aspetto che non è ambientale ma è di sostenibilità economica del processo, se viene parimenti spiegato come quello degli uragani, degli incendi e delle alluvioni. Cioè, sono due problemi di pari dignità, mentre pare che in questo momento ci sia una enfasi troppo grande sul combustibile, il carbone, il petrolio, il metano, ma molto 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 meno sul costo di lungo termine che sarà di natura monetaria, che ci sarà. Quindi non si può dire che è un problema solo ambientale questo, è un problema a due teste, diciamo. No, assolutamente sì. Poi rimane ovviamente la differenza tra i diversi target. Ovviamente la Cina, che per esempio è responsabile del 28% delle emissioni globali, ha promesso di arrivare al traguardo entro il 2060, stiamo parlando di neutralità climatica. Invece l'India ha proposto un target, a loro avviso, ovvero secondo Narendra Modi, molto plausibile, quello del 2070. Allora, che senso ha e ha senso di queste politiche estremamente restrittive, considerando che appunto altri modi non ci sono per il momento, almeno in casi di emergenza come nel caso in cui ci troviamo attualmente, considerando l'energy crunch e il rincaro dei prezzi appunto dell'energia. Dunque, che senso ha allora proseguire con queste politiche se appunto gli emittenti principali non riescono a centrare i target? Allora, Alexandra, bisogna essere intellettualmente onesti. Noi dobbiamo immaginare il nostro pianeta come un bicchiere vuoto, ok? La capienza di inquinanti che si possono mettere in circolo prima di arrivare alla catastrofe è data dalla dimensione del bicchiere. Ora, questo bicchiere per, diciamo, 7 decimi è stato riempito fino agli anni 70 da Europa e Stati Uniti, ok? Col nostro meno di 1 miliardo di abitanti, l'Europa e gli Stati Uniti hanno riempito 7 decimi della capienza di questo bicchiere. Dagli anni 80 in avanti i 3 decimi residui di inquinamento possibile sono stati concessi al resto del mondo, da noi, non dagli altri. Noi abbiamo 8 decimi della popolazione mondiale che possono occupare 3 decimi da noi lasciati di stock di inquinamento, ok? Per cui che l'India sia oggi, assieme alla Cina, il più grande inquinante non vuol dire che lo stock di inquinamento sia stato da loro prodotto. Loro hanno a disposizione questi 3 decimi del nostro famoso bicchiere con una popolazione che è fattori di volte superiore alla nostra. Assolutamente sì. Siccome, come ho spiegato, il carburante viene scelto sulla base del proprio costo monetario, non del costo esistenziale che noi abbiamo al mondo, evidentemente la loro fonte di approvvigionamento principale, quando noi abbiamo deciso di delegare all'est del mondo la produzione pesante, quindi tutto il manifatturiero che è stato, dopo l'ingresso della Cina nel WTO, no, appaltato all'est del mondo, abbiamo detto: voi fate il lavoro sporco, noi vi concediamo 3 decimi del bicchiere con 8 decimi della popolazione mondiale che sta da voi. Quindi onestamente questi discorsi oggi sanno di veramente troppo tardi, siamo arrivati troppo tardi. In questo il bla 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 della Greta
non è fuori posto. Il problema oggi è come obbligare alla povertà perenne 8 decimi della popolazione mondiale, perché non ci sono soluzioni tecnologicamente disponibili per abilitare loro ad uscire dalla povertà come abbiamo fatto noi, occupando i 7 decimi dell'inquinamento disponibili a livello planetario. E dunque la risposta è: hanno ragione a mettere il traguardo più avanti. No, e dunque... perché non possono rimanere in una condizione di minorità per sempre, dal momento che noi ci siamo presi 7 decimi di inquinamento possibile prima che loro potessero semplicemente dire nulla, perché negli anni 50-60 Cina ed India semplicemente non esistevano nel panorama degli inquinanti. Sì, assolutamente, questo naturalmente anche un po' per un po' per la ricostruzione dei diversi paesi, però dunque capisco dalle parole che quello che ha detto Justin Trudeau, per esempio, anche lo stesso Boris Johnson, che hanno criticato appunto le scelte di Narendra Modi a livello di target, non sono, diciamo, critiche giustificate a questo punto. E direi proprio di no, mi sono tanto di scelte ipocrite, perché noi stiamo considerando un fattore incrementale di inquinamento che proviene da Europa e Nord America, in particolare il Canada, che è bassissimo. Però è bassissimo partendo dai 7 decimi che abbiamo già utilizzato. Non certo, so se mi spiego. Questo un po' per via anche dell'industrializzazione, che in India in questo caso è venuto un po' più tardi, ecco. È certamente venuta più tardi, perché è subentrata al processo, come dire, di emancipazione dell'occupazione inglese solo dagli anni 60 in avanti. Per cui quando l'Occidente ha deciso di privarsi del manifatturiero inquinante, subappaltando all'est del mondo la produzione di beni, il famoso Made in China degli anni 80-90, era un po' l'emblema, no, delle cose un po' tarocche e di bassa qualità. Ecco, quel manifatturiero e quindi quella impronta di inquinamento da carburanti fossili, noi l'abbiamo delegata all'est del mondo. Per cui a noi si sta chiedendo oggi di fare uno sforzo immenso per inquinare molto meno di quanto noi non si inquini oggi rispetto a quello che potrebbero fare le altre geografie. Ma a loro quale alternativa è data, verosimilmente? Nessuna. Ci sono, per esempio, queste proposte che riguarda il fondo per i paesi poveri da erogare entro il 2025. Naturalmente all'appello mancano però ancora 20 miliardi e naturalmente i paesi già sviluppati non riescono a trovare un accordo chi dovrebbe riempire i buchi, se vogliamo dirla così. Quindi hanno proposto effettivamente questo fondo appunto per aiutare i paesi in via di sviluppo. Quali sono però, giusto per concludere il discorso, le sfide principali a questo punto per raggiungere gli obiettivi postesi del governo? Perché sembra che qua si gioca in questo caso il pianeta. Esatto, e proprio per questo, in questo momento storico, io riesco a vedere veramente con poca... non riesco a comprendere l'accanimento nei confronti del metano e del petrolio, quando noi sappiamo che il carbone è in questo momento il sospettato numero uno del quale dobbiamo privarci il più presto possibile, no? E la ragionevolezza vorrebbe che si debba sostituire il carbone con un carburante fossile di cui si può aumentare la produzione a bassissimo costo oggi, che è appunto il gas metano ed il petrolio, e nel frattempo consentire a solare, eolico, idroelettrico e perché no nucleare, perché ci sono delle geografie, ripeto, che devono transitare dal carbone a qualcos'altro. Ok? E lì evidentemente la transizione non va fatta in maniera granulare, si può saltare di livello e passare direttamente a ciò che ha impatto zero. Ok? Noi abbiamo una posizione più complicata perché abbiamo una stratificazione come una torta che dobbiamo smontare pezzo per pezzo per transitare alla carbon neutrality. Però dal loro punto di vista e dal nostro punto di vista di Occidente, quale migliore occasione che rimpiazzare il maggior inquinante possibile, che è il carbone e la lignite,
con un carburante molto meno inquinante che è il metano, specie se si riesce, come sta cercando di dire Biden, riproponendo una misura già lanciata nel marzo del 2021, quindi non è una novità della COP26, che è quella di ridurre le emissioni di metano attraverso sistemi di cattura sui siti, la Carbon Capture System, adesso nei pozzi di estrazione di metano degli Stati Uniti e del sia di metano che di petrolio. Per cui io utilizzerei un approccio molto meno ideologico di quello che c'è adesso, tentando di sostituire il massimo inquinante con qualcosa che inquini meno e nel frattempo dare il tempo tecnologico perché queste nuove fonti di energia diventino, come si dice, scalabili. Perché mi piace che ci sia il 5% di energia prodotta dal vento, ok? Ma quando deve essere il 70% quella percentuale, questi sistemi sono affidabili? La risposta è no, no, no e ancora no. Lo vediamo osservando quello che accade in Europa, essendo venute meno le forniture di metano russo durante l'estate del 2021. Grazie mille a Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica. Faremo indubbiamente il punto alla fine appunto del COP26, giusto per capire quali sono le conclusioni che avranno raggiunto a quel punto i leader globali, non solo, anche il mondo corporate che fa parte ovviamente di questo processo di transizione ecologica, transizione verde, insomma possiamo chiamarla come preferiamo, e sicuramente cercheremo di nuovo a fare appunto il punto a fine evento. Grazie mille ancora e alla prossima occasione. A voi, buon pomeriggio.